Va bene ragazzi, terza piuma di sto cavolo di pavone prese. Stavolta sono riuscito anche relativamente poco tempo, come avete potuto vedere. Vai! Vabbè. Devi tornare qui che voglio ammazzare quel maledetto pavone. Va bene, ora che abbiamo ottenuto le cose tornerai. Prende proprio giusto in tempo, guarda caso. Beh, dobbiamo. Intanto chi è che ha fatto la fatica? Harry, solo io. Così vorremmo quella cosa con Roberto, vai. Finalmente a casa. Ora daremo a Roberto il ricostituente per Draghi. E daglielo però. Bravo Harry, Roberto è guarito. Siamo dentro il cielo, ero così preoccupato. Sono felice che sia guarito. C'è qualcosa che mi rattrista. Ormai è abbastanza grande per abbandonare il nido e badare a se stesso. Ora vorrà essere libero di vivere la sua vita, il mio piccolino. Ma io vorrei tenerlo qui e occuparmi di lui. E ora avremo un altro segmento sul libro, se non ricordo male, ecco appunto. E gira la pagina. Alla fine, dopo mille tentativi, Hagrid si lasciò persuadere. Quella notte, Harry portò Norberto sulla vetta della torre più alta. Charlie, il fratello di Ron, si era organizzato per prendere il drago dalla torre e portarlo con sé in Romagna. Ecco sì, questo era nel libro, infatti. Una volta liberato. Così che prima di tornare al castello superiore ci rifilano pure la foresta proibita. Se non altro qui le gelatine sono rosse come nel castello superiore, quindi potremo prendere la nostra ultima e centesima gelatina per sbloccare l'ultimo ritratto. Allora, dunque, la foresta proibita qui nel primo è abbastanza inquietante. Nel secondo invece c'è una musica sottofondo che si sciupa tutto. Qui invece c'è il silenzio, a parte qualche ululato. E Versaccio che rende tutto molto bello e inquietante. Allora, queste sono le tracce di sangue di unicorno, dobbiamo seguirle per trovarlo. Incendio! Qui flippendo, ma caricato al massimo, mi raccomando. Vada bumete, cade! Va bene, andiamo. Tracce di sangue ancora. Seguiamole. Ancora niente gelatine, ma so che ci sono e sono rosse per lo più. Vai, eccola qui! 100 su 100! Ale! Ora la prima cosa che facciamo quando torniamo a casa superiore è Fred e George. Oh, ci sono anche i mostri, tipo le nemici. C'è un po' di tutto. Stupido, Ale! Salute! Cacchio, l'ho raccolta a fare, tanto non sale più il conteggio. Allora, ecco, una volta incendio. Per liberarsi dei rovetti di merda. Vai. Continuiamo a seguire il sangue di unicorno. E allora, qui ci sono diverse entrate. Qui c'è un tentacolo velenoso che eliminiamo. Vai.
morto anche lui. Più punti per la nostra casa. Guarda quante gelatine rosse, ce ne sono a sfare, come potete vedere, è impossibile non completare quest'area. Allora lì c'è un calderone per la pozione di gelatrice, ma che me ne faccio, sono pieno, non mi hanno neanche colpito per una volta finora. Ah ecco, però dov'è che siamo venuti adesso noi? Ah ecco, bene. Nuovo nemico ragazzi, i granchi di fuoco, creatura ricorrentissima nei giochi. Dovete sparargli dritto nell'ano e incularlo a sangue con il flipendo prima che vi lanci la fiammata. Diventa prima blu, poi verde, rosso e infine more. Vai. E apre addirittura la via. Va molto bene, vai. Non ancora sangue di unicorno. Ecco Malfoy merda. Sangue dell'unicorno, come faccio a perdermi? Indica la retta via. Oh mamma mia, non imparerò mai col figlio di puttana. Incendio! Incendio? C'è un libro, ora vado a salvare perché è da tantissimo che non sto salvando. Vai. Però così non ho neanche da fare incendio quando ricarico il gioco nel caso di morte. Noi dovremmo essere anche vicini al ritrovamento dell'unicorno. Guindando cioccolane a sfare con un altro granchio di fuoco. Vai! Ale! Uff! Sconfitto anche lui. Vai. Qui è sempre il sangue dell'unicorno. Ecco, ci siamo, vicini. Vedo che hai trovato una traccia di sangue dell'unicorno, Harry. Non riesco a capire chi o cosa stia uccidendo questi animali. Non ho mai sentito niente del genere. Però in questi boschi c'è qualcosa che non dovrebbe esserci. Sii prudente e non allontanarti dal sentiero. Se trovi qualcosa, chiamami. Andiamo, va? Per dargli con sto sangue. Allora. No, incendio, qui c'è da fare, vedo. Là c'è un'altra via, ma non so che cosa faccia di preciso. L'ho esplorata, ma non c'è niente di particolarmente interessante. Ok, oramai dovremmo esserci vicini ragazzi alla fine della foresta proibita, che mi ricordo non è una cosa poi tanto lunga. Ancora sangue dell'unicorno. Eccoci, ci siamo. Ecco. Povero unicorno. Si riapre ancora un'altra volta il libro. Questo il libro nel primo gioco, come detto, è poco presente, cioè l'introduzione poi per un po' non c'è, per un gran pezzo, ora invece c'è ogni 3 secondi, come potete vedere. Mamma mia! Che nel libro poi i centauri sono 3, c'è anche Conan e un altro che ora di cui non ricordo il nome, ma che non fanno altro che ripetere. Marta è molto luminoso stasera. Siamo
arrivano nel castello superiore alla fine, eh? Bene. Hai corso un brutto pericolo. No, ancora no. Una creatura che uccide un unicorno e beve il suo sangue deve essere... Ok, adesso Hagrid ci regalerà un flauto che ci sarà utile poi alla fine del gioco e per una cosa di adesso, quindi lo si userà solo in due occasioni. Vai, allora suoniamo il flauto che sarebbe per far addormentare le creature magiche. Allora vai, facciamo addormentare sto gufo reale. Ecco, sei un gufo reale, allora cosa mi fai andare a diagonale a prendere gli zellini, il casino col cibo lì e tutto quanto? No, seriamente, vai, abbiamo fatto subito addormentare. Ha un sonno facile questo gufetto. Va bene, lasciami andare adesso. Ecco. Ho condotto qualche ricerca su Nicholas Flamel, il mago di cui ha parlato Hagrid. È il creatore della pietra filosofa. Pare che sia in grado di... Vabbè. Se si trova qui, è probabile che Pritam stia cercando di impadronirsene. Vabbè. Dobbiamo trovare un modo per... Io e Ron ti raggiungeremo. Ok, quindi... Sta per iniziare l'ultimo vero capitolo del gioco, ovvero la botola. Prima però ci sono un po' di cose che dovremmo fare. Allora, innanzitutto prenderci l'ultimo bonus del ritratto. E poi, vabbè, basta. Andiamo subito nella botola a finire il gioco. Ok. Bene ragazzi, per questa parte è tutto, che è stata anche abbastanza lunghina. Ci rivediamo alla prossima.